Buongiorno ai nostri amici. Oggi ho il piacere e anche la fortuna di trovarmi con Silvano Borruso. Silvano Borruso vive all'estero ed è in Italia in questo periodo, è arrivato ieri, per tenere una serie di conferenze in alcune università. Mi pare partirà dall'Università di Udine, poi si sposterà a Bologna, eccetera, eccetera. Il titolo della conferenza di Silvano è un titolo molto molto interessante che invita già alla riflessione, e il titolo è, mi pare Silvano, le sei confusioni dell'uomo moderno, sottolineato moderno. Io do qualche informazione di Silvano. Ho pubblicato alcuni articoli sul mio blog, sono articoli che hanno trovato un vastissimo vastissimo interesse, sia per gli argomenti sia per il modo in cui sono scritti, perché proprio ti coinvolgono, ti portano pian piano all'interno della materia, ti guidano, insomma, ti portano per mano, e quindi sono stati molto molto apprezzati. Silvana, questa conferenza, le sei confusioni dell'uomo moderno, e sottolineo moderno, in che cosa consiste? Quali sono gli argomenti fondamentali di questa tua conferenza? Sono sei. La prima è la confusione dell'immaginazione con il pensiero. L'immaginazione non è un potere intellettuale, è un senso interno, quello che gli scolastici chiamano senso interno, uno dei quattro sensi interni che oggi non si insegnano più, e quindi la gente non è al tanto di quello che vogliono dire. Sull'immaginazione, come dice la parola... Scusa, quali sarebbero gli altri sensi interni? I sensi interni sono la memoria sensitiva, l'istinto, è un senso, quello si chiamava una volta sensus communis, che però sarebbe meglio chiamare o estimativa o senso coordinante di tutti gli altri sensi in una sola sensazione. Una sola sensazione. Ora, questi sensi interni non risiedono non sono spirituali, non sono poteri spirituali, perché gli animali li hanno anche loro. E quindi quando si confonde l'immaginazione con il pensiero, si tende a dire che gli animali pensano semplicemente perché hanno un'immaginazione fertile, ma l'animale non pensa perché non ha intelletto. E allora si confonde un senso interno con una capacità spirituale, che sarebbe quella intellettuale. Il pensiero lavora con idee, mentre l'immaginazione lavora con immagini. Allora, cosa si può immaginare? Si può immaginare quello che ha forma, dimensioni e colore, ma nient'altro. Quando si sale da questa base materiale a quella un poco più astratta, e allora l'immaginazione non serve più. Per esempio, è impossibile immaginare i numeri. Il numero 2, cos'è il numero 2? È un'astrazione pura. Quello che si può immaginare è il simbolo del numero 2. Ma il simbolo del numero 2 può essere scritto in diverse maniere, può essere scritto come lo scriviamo noi, con la notazione posizionale arabica, o può essere scritto in romano, o può essere scritto in greco, o in binario. Il numero 2 in binario è 1-0, che non si legge 10, si legge 1-0 è uguale a 2. E 10 più 10, cioè 2 più 2 fa 4, 1, 0, 0. Ora, l'idea rimane, 2 più 2, 4, mentre invece il simbolo cambia. Quindi allora i sensi interni non sono intelletto? No, non sono affatto, sono sensi precisamente, risiedono nel cervello. Quindi se non sono intelletto non sono pensiero? Non sono pensiero. E che cosa sono allora? Sono aiuti per poter barcamenarsi nel mondo. Vedi cosa fanno negli animali. Gli animali sono capaci di immaginare, immaginano, ritengono, hanno una memoria sensitiva, hanno un istinto che li dirige senza fallo verso quello che conserva o l'individuo o la specie, e poi sono capaci di unificare i loro sensi interni ed esterni in un solo atto di come una sorta di unità di comando. Esattamente. Lo fanno, tutto questo possono farlo. E questo lo facciamo anche noi. Sì. Però e noi dobbiamo distinguere tra i sensi e l'intelletto. Secondo te c'è confusione? Confusione è un errore filosofico che consiste nel mettere le cose al posto sbagliato. In filosofia è possibile fare solo tre errori.
Perché la filosofia è amore alla sapienza. E cos'è la sapienza? La sapienza è ordinare. Quando si ordina qualunque cosa, siano libri in una biblioteca o viti in un'officina meccanica, si ordina secondo lo scopo per cui sono fatte certe cose. Ed è possibile fare solo tre errori, cioè confondere, porre quello che appartiene a un posto in un altro, o separazione, considerare due, una realtà come se fossero due o tre, o riduzione. Concentrarsi su quello che si capisce meglio e pretendere che si possa spiegare tutto il resto in termini di quello che si capisce. Questa è una riduzione. Mi pare che la parola ordine, col concetto, compare anche nella definizione di scienza, no? No, la definizione di scienza è tutta un'altra. Ma sul dizionario c'è, sul dizionario italiano, se tu vai a definire scienza, sì, ci compare la parola ordine. Quindi, scusa, vai avanti. No, è giusto che scompaia, perché la scienza è cognizio per causas. La scienza è conoscere la causa delle cose. Per esempio, facciamo un esempio banale. Sapete che si può avviare un'auto semplicemente girando la chiave dentro, è una conoscenza comune. Sapete che l'auto si muove perché ci sono delle reazioni chimiche che avvengono dentro i cilindri tra il carburante, cioè gli alcani e l'ossigeno, e si rompono certi legami e se ne formano altri. Questa è conoscenza scientifica. Cioè, la conoscenza scientifica sempre va alle cause delle cose, certo. E cause però materiali, stiamo attenti. Quando la scienza tenta di descrivere lo spirito, fallisce sempre, perché non può dire niente sullo spirito, non è capace di dire niente. Perché? Perché la scienza si basa sulla misura delle cose, certo. E la misura si applica solamente alla quantità. E cos'è la quantità? La quantità è un insieme di le parti di un insieme di un tutto. Quindi, okay, quando esistono parti si può misurare, se non esistono parti non si può misurare, e non si può fare scienza. Quindi abbiamo visto, dicevamo, la confusione tra immaginazione e pensiero. L'immaginazione abbiamo visto un po' che cos'è. È un senso interno. Esatto. E allora il pensiero? Cos'è? Il pensiero è un'altra cosa. Il pensiero è il manipolare idee. E le idee non si formano nel cervello, si formano nella mente. Cos'è un'idea? Un'idea è sempre un'astrazione, anche se sono idee prese dal mondo materiale. Ora, le idee che prese dal mondo materiale vengono aiutate dall'immaginazione. È possibile manipolarle per mezzo dell'immaginazione. Quando si arriva a idee come quelle di prima, la quantità, qualità, relazione, la categoria di Aristotele, l'immaginazione non serve più. E quando si arriva ad idee che appartengono al soprannaturale, Dio, angeli, grazia, giustizia, anima, allora l'immaginazione non solo non serve più, ma impedisce di pensare, diventa un ostacolo al pensiero. Perché diventa un ostacolo? E perché tu tenti di ponere cose che non appartengono a quel campo di... Al capo di ricerca, di investigazione, non appartengono, e quindi confonde, e quindi distrae, depista l'immaginazione. Ma comunemente come si può fare a capire se un qualcosa è frutto di immaginazione o è pensiero? Se è materiale c'è l'immaginazione, se non lo è non bisogna tentare di immaginare quello che non può esistere. E quindi cosa si fa? Si deve usare la logica? Esattamente, ecco perché pensare è difficile, ecco perché pensare la gente è pigra, la pigrizia vale per tutto, anche per il pensiero. E quando il pensiero diventa difficile, cosa si fa? Si smette di pensare. No, bisogna insistere e trovare il metodo giusto, perché pensare richiede metodo. Il pensiero non è libero, non esiste il libero pensiero. Il pensiero è legato alle leggi della logica, che se si trascurano o si ignorano si arriva al falso. E allora non ci arriva la conoscenza. Quindi la logica possiamo prendere anche quella di Aristotele, no? Cioè il principio di identità, di non contraddizione, il terzo escluso. Esatto. La logica che funziona è quella là, la logica della corrispondenza tra la mente e le cose, che noi chiamiamo verità. Verità. Quella definizione di verità non è dovuta a San Tommaso o Aristotele, è dovuta ad Avicenna. Avicenna fu un filosofo arabo, persiano,
del X-XI secolo, cioè due secoli prima di San Tommaso. E San Tommaso ne prese la definizione perché era vera, che era quella giusta. Era che ma viene attribuito ad Aristotele comunque il principio di identità, di non contraddizione. Principio di identità, di non contraddizione. E del terzo escluso, sì. Ma sì. La verità come adequazio dell'intelletto con le cose è di Avicenna. È di Avicenna. Quindi dicevo, come si fa a capire praticamente? Mi dicevo, la ripetiamo questa cosa perché è estremamente importante. Come si fa a capire? Insistendo, ripetendo, arrivando a dimostrare certe cose e non arrivando a dimostrarne altre, dici ma perché non sono arrivato a questo, perché non capisco questo, perché non si è applicato il metodo giusto. Cioè l'adequazio tra la mente e le cose è doppia. C'è un'adequazio personale. Quando si dice io ho un talento per questo, non ho un talento per quell'altro, non ho talento per questo, questo è quello che è. C'è chi capisce, c'è chi arriva e c'è chi non ci arriva. Non c'è niente da fare, siamo tutti diversi. Però c'è una seconda adeguazione, che è quella di metodo. Non si può usare il metodo per imparare le matematiche imparando la musica. La musica va praticata con lo strumento. Se non si pratica lo strumento, non si apprende. Non si apprende. Come andare in bicicletta, insomma. Esatto. Non puoi studiare sui libri come se vai in bicicletta. Si va in bicicletta. Si va in bicicletta. La prende, esattamente. Allora, queste due adequaciones devono andare insieme. Ed è lì che uno progredisce, e se progredisce va sempre di più a diventare il maestro di certe arti o certi mestieri, o non progredisce, perché se non si ha talento per qualcosa si arriva a un livello oltre il quale non si passa più. Quindi il pensiero è frutto di logica. È frutto di logica, esatto. È frutto di logica. E usa la logica costantemente. Ora, il pensiero può vertere praticamente su tutto, dalle cose più materiali a quelle più spirituali. La teologia, per esempio, che cos'è? La teologia è un addentrarsi del pensiero nella verità, nelle verità rivelate. Quindi i principi della teologia sono gli articoli del credo, i comandamenti, i sacramenti, eccetera. E poi il pensiero umano penetra andando ai particolari, andando alle applicazioni, andando alle cose pratiche, e quanto più penetra, tanto più capisce. Però non comprenderà mai. E la distinzione tra il capire e il comprendere è fondamentale. La comprensione... Comprendere vuol dire vedere il tutto di una questione. Le questioni spirituali, specialmente quelle soprannaturali, con la comprensione umana è impossibile. Solo Dio comprende quelle cose. Quindi c'è la ragione, c'è l'intelletto e poi si arriva alla fede. No, non si arriva alla fede. Non si arriva alla fede. Ecco, puoi spiegare questo concetto, visto che ci siamo, Silvano? Sì. Ci sono tre maniere di arrivare alla verità. La prima è quando una cosa è ovvia, attraverso i sensi. Per esempio, è ovvio che io vi sto parlando, è ovvio che voi mi state ascoltando, non sto qui a dimostrarvelo, no? La seconda è per prova, per dimostrazione, e questa è particolare della scienza. Di queste esistono due, quella induttiva che va da casi particolari a principi generali e quella deduttiva che va da principi generali a casi particolari, che è quella delle matematiche, della geometria, eccetera. E la terza è quella della fede umana, cioè si crede a un maestro, si crede ai genitori, si crede agli amici, si crede a un libro, si crede a un programma TV, si crede a CNN, quella roba lì si crede. Però chi garantisce che la fede umana faccia arrivare alla verità? Niente, non garantisce niente. Ma la fede divina è un'altra cosa, perché la fede divina è quella a una persona che ha dato dei criteri di credibilità, Gesù, e con questi criteri di credibilità si può fare l'atto di fede o si può rifiutare. La volontà rimane libera. La volontà non, infatti la volontà può anche negare all'intelletto di adeguarsi a una certa cosa se per ragioni sue la cosa non gli piace. Ma la fede è un atto di sottomissione a una persona, a quello che una persona dice, comandata dalla volontà. Quindi un atto di sottomissione volontario. Volontario. Un atto di sottomissione volontario, che come abbiamo detto nell'articolo sulla libertà, è il destino della creatura. La creatura è un essere che va sempre sottomesso a qualcosa, o quella giusta o quella sbagliata, ma la sottomissione non potrà eliminarla mai, non sarà mai indipendente.
per quanto gli piace, per quanto attenti una volta e un'altra e un'altra. Quindi il pensiero è l'uso della logica. L'uso della logica. Tutto ciò che non è immaginazione? No. No, appunto. Può essere anche misticismo. La mistica va oltre la logica. Ma la mistica non è comunicabile. Non è una cosa sulla quale si può scrivere o parlare, perché è puramente personale. E quindi un mistico ha la sua maniera di raggiungere la verità. Ma che cosa va a dire? Chi può capirlo? Nessuno può capirlo, perché sono tutti diversi. Lo stesso succede quando le donne, con la loro intuizione, passano al largo della logica e arrivano a conclusioni giuste, a conclusioni corrette. Come fanno? Ah, io questo non lo so, chiedetelo a loro. Ma ognuno risponderà diversamente. Non si può scrivere su questo. Non c'è una teoria generale dell'intuizione femminile. Dell'intuizione femminile. Quindi abbiamo visto il primo punto, che è appunto la differenza tra immaginazione e pensiero. Il secondo punto di questa... Il secondo punto è l'infatuazione con l'amore. Interessante anche questo. Cioè, questo lo dobbiamo praticamente esclusivamente a Hollywood. Hollywood che fa credere che infatuarsi, che falling in love, come si dice in inglese. Manca una certa narrativa, forse, no? Una certa narrativa. Sì, narrativa, sentimento. Sentimento. Sia l'amore. Ma le cose vanno molto diversamente. L'amore vero a volte viene accompagnato dal sentimento, ma a volte no. Il sentimento è una passione che va e viene senza preavviso. A volte dura anche anni. E poi a un certo punto sparisce. E non c'è volontà. No, la volontà lo mette in riga e lo fa continuare verso la strada giusta. Quindi il sentimento mette sotto la volontà. Il sentimento è una passione, è una delle 11 passioni che noi dividiamo con gli animali. Anche gli animali hanno passioni. No, ma questo mi interessava, quindi la passione si, come dire, trascina la volontà. No, tenta di trascinare la volontà. Tenta di trascinare la volontà. La volontà però si deve imporre alle passioni. Sì, se voglio dire, normalmente quello che accade nel mondo di oggi è che appunto questo sentimento trascina la volontà. Lo si lascia trascinare. Predomina sulla volontà. Lo si fa predominare. Lo si fa predominare. Lo si permette di predominare, non si dovrebbe. Non si dovrebbe. Ma quello che si dice, ma io sento questa... Perfetto, ma per quanto tempo? Quando arriverà il momento del crollo di quel sentimento? Quindi il sentimento ha una temporaneità. Temporaneità, esattamente. Esatto. Mentre invece l'amore dura, l'amore è perenne. Ma in che cosa consiste allora l'amore? L'amore consiste nel volere, con un atto della volontà, il bene supremo della persona amata. Aspetta, quindi la differenza tra sentimento e volontà è che nel sentimento la volontà rischia fortemente di essere trascinata, di essere dominata. Invece nell'amore l'amore è un atto di volontà. Un atto di volontà, per cui si desidera il bene supremo della persona amata. Vado con il... Ci si comanda, Gesù ci comanda di amare il nemico. Il nemico come si ama col sentimento? Non lo puoi amare col sentimento, perché il nemico è una persona spiacevole. Non ti viene spontaneamente, no. Insomma. No, non spontaneamente o no, non viene. Non viene proprio. È una persona spiacevole che non vuoi tra i piedi, quanto più lontano possibile, no? Mentre invece volere la salvezza eterna del nemico è un atto d'amore. Ed è l'unico atto possibile. Si veda per esempio il discorso che fece San Tommaso Moro ai giudici che lo condannarono a morte. È un discorso impressionante, brevissimo. Disse loro che accettava la loro sentenza, che però la loro sentenza era ingiusta e non era d'accordo né con la legge divina né con la legge umana, ma che dovevano fare il loro dovere col re, vabbè, questo non gli importava. E che desiderava che, nonostante ciò, tutti quelli che lo avevano condannato si ritrovassero un giorno a godere della presenza della Trinità in cielo. Questo è un atto di amore. Evidentemente San Tommaso Moro non gli piacevano quei caratteri, quei ceffi che lo avevano condannato a morte, perché lo avevano fatto per piacere a Enrico VIII, non per altro. Però si espresse con questo sentimento di amore. Scusa Silvano, ma per arrivare a questi atti di amore, che sono appunto atti volontari, che cosa occorre?
In sostanza io devo avere prima delle altre conoscenze. Certo, bisogna che si facciano, che si ripetano una volta e un'altra, un'altra e un'altra, sempre mettendo in riga le passioni che tentano di spingere verso la parte opposta. Perché se le passioni e la volontà non coincidono, vengono le tensioni interne. Scusa, questo è interessante, mi pare. Cioè? Se le passioni spingono da un lato e la volontà dall'altro, si occorre una tensione, no? Certo. E la tensione prima o poi si rompe. O dalla parte delle passioni si va verso i vizi, o dalla parte della volontà si va verso la virtù. Così qualcosa fa la volontà educa le passioni. Questo lo dice Platone, i due cavalli. Della riga, perché la riga deve controllare le passioni. Gli stoici, gli epicurei, i buddisti vorrebbero sopprimere le passioni, perché si rendono conto che sono un ostacolo al raggiungimento della felicità e se ne vogliono liberare. Una sorta di indifferenza, esatto, pare, no? La famosa apateia o ataraxia di cui si parla nei libri di filosofia, ecco cosa volevano. Ma questo è inumano, perché le passioni esistono e sono naturali, non sono cose aggiunte, sono parte della natura. Ma si sono disorganizzate, si sono disintegrate, hanno perduto l'unità a causa del peccato originale. Ieri parlando, discutendo così a tavola tra noi, abbiamo visto che cosa sono, quali sono le passioni, ma abbiamo anche visto che le passioni non è detto che siano negative. No, non sono negative. Possiamo vedere intanto, Silvano, quali sono le passioni e perché possono non essere negative? No, senza le passioni non faremo niente. Le passioni sono spinte che ci portano a fare cose, ad agire, a portarci in una certa maniera, eccetera. Non sono né positive né negative. Educate dalla verità, nella verità e nel bene, dalla volontà e dall'intelletto, ci portano al fine. Invece, se non vengono educate, ci portano alla rovina. Ecco, puoi dire quali sono le passioni? Sono 11. 11? 11. 6 concupiscibili, cioè che hanno a vedere con il piacere e il dispiacere, e 5 irascibili, che hanno a vedere con l'aggressione e la difesa. Allora, quelle concupiscibili sono piacere e dispiacere, attrazione, avversione, gioia, dolore. E sono passi di uno stesso processo. Quando qualcosa piace, non ci si è attratti, a meno che la cosa sia presente. Quando la cosa è presente, c'è l'attrazione. E quando si possiede, si giunge. Queste sono passioni. Non è presente, vuol dire che può essere frutto di immaginazione. No, l'immaginazione è niente che vedere, è semplicemente una soddisfazione di un desiderio. Piacere, no, dicevi deve essere presente l'oggetto, no? L'oggetto, esattamente. Okay. Le passioni del dispiacere sono primo, dispiacere, secondo, avversione quando la cosa è presente, terzo, dolore quando uno la deve sorbire per un motivo o un altro. Mm-hmm. Queste sono le 6 passioni concupiscibili. Quelle irascibili sono... Concupiscibile vuol dire? Vuol dire... che cercano il piacere e rifugiano dal dolore. Sì, okay. Quelle irascibili, quelle dell'aggressione e della difesa, sono la speranza e la disperazione, però non quelle soprannaturali, quelle naturali. Per fare un esempio, la volpe di Esopo che non arriva all'uva e poi se ne va dicendo ma tanto era acerba, è un esempio di disperazione naturale. Poi il coraggio e la paura e finalmente l'ira. Queste sono passioni. Sono passioni. Da controllare verso il fine vero e buono. Non si possono sopprimere e non si possono lasciare fare quello che vogliono, perché sennò si va incontro a una pletora di vizi dalla quale non ci si libera più. Quindi le passioni sono dei motivatori, in sostanza. Motivatori, sì. Che possono portare nella direzione giusta o nella direzione sbagliata. Esattamente. Sono delle spinte vere e proprie. Spinte, ecco, spinte. Ecco la parola. Sono delle spinte. Che ci dividiamo con gli animali. Non si dimentica, gli animali hanno le passioni, come siccome hanno l'immaginazione, come hanno i sensi interni. Quindi non bisogna confondere le passioni degli animali con l'amore, con l'intelletto, perché quello non ce l'hanno. Ma tu pensa che oggi siamo arrivati a dire che l'essere umano e gli animali hanno pari dignità? Esattamente, il che è un errore filosofico. Esattamente. Perché è un errore, Silvano? E perché le qualità che sono sottomesse
alla dignità, alla qualità spirituale, non materiale. L'uomo non ha dignità perché ha i sensi interni, ha dignità perché ha un intelletto e una volontà. Perché ha un'intelligenza. Sì. Ecco dove viene la dignità. Quindi nel momento in cui non abbiamo più intelligenza, non abbiamo più ragione, addio dignità. Addio dignità. Non c'è dignità. Ora, questo non vuol dire che gli animali vanno maltrattati, o torturati, o uccisi, no. Ma vanno maltrattati secondo ragione. Secondo ragione. C'è stata, secondo te, una volontà di assimilare l'essere umano agli animali, dicendo che l'essere umano è un animale? Quanto ha influito su questo, per esempio, la teoria di Darwin anche, no? O la teoria, la teoria di Darwin. Ha influito parecchio. Solo che la teoria di Darwin non va combattuta con la Bibbia, va combattuta con la chimica. Perché è una teoria antiscientifica, non è una frode. Biologicamente impossibile. No, chimicamente. Chimicamente. La chimica della riduzione dell'ossidazione, che è quella alla base di tutte le reazioni, tanto organiche che inorganiche, va in una sola direzione, è unidirezionale. Dalla riduzione si può passare all'ossidazione, mai viceversa. Perché la termodinamica delle reazioni chimiche è una, va verso i legami forti. Darwin propone esattamente l'opposto, cioè lui dice che si può passare dall'ossidazione alla riduzione spontaneamente. Questo è un falso. È un falso che è evidente per chiunque abbia le minime nozioni di chimica. Quindi la teoria dell'evoluzione è un falso. No, è un falso. Non solo un falso, è una frode deliberata. Deliberata. E che la si accetta solo se non si hanno le minime basi scientifiche. Ma ormai è data per scontata. È data per scontata. Molte cose non hanno per scontate. Per 300 anni la scienza ha detto per scontato il flogisto. Chi ricorda il flogisto? Che diceva l'aria flogisticata e l'aria non flogisticata, che poi si trattava invece di combustione, no? E si credeva che i prodotti che sottomettendo dei metalli al calore, la calcinazione fosse un aumento di flogisto, no? Mentre invece era tutto il contrario, cioè si credeva che si fosse una diminuzione, e invece l'ossidazione mostrava che mostrava che la calcinazione fosse un'ossidazione. Ma la teoria dell'evoluzione, Silvano, sono un po' malizioso in questo, la teoria dell'evoluzione non può essere una teoria messa in campo per negare la creazione. Sì, però questo non lo posso rispondere io. Per questo, per rispondere a questa questione bisogna sapere le intenzioni di chi l'ha formata. Chi l'ha formata. E de intentionibus non est judicandum. Noi non possiamo giudicare le intenzioni, qualunque siano, e lo possono dire solo loro. Noi possiamo giudicare il fatto, le conseguenze. E le conseguenze sono che appunto si porta, se si arriva poi probabilmente a negare la creazione. Ma è chiaro, esatto. Sì. Cioè chi accetta questo deve negare. Però intendiamoci, la creazione e l'evoluzione non sono contraddittorie. Perché la contraddittoria della creazione è l'eternità della materia. Mm-hmm. Cioè la materia o è creata a un certo punto o è sempre esistita. Queste due posizioni sono contraddittorie. L'evoluzione non contraddice la creazione, contraddice la fissità degli esseri viventi. Cioè gli esseri viventi o cambiano col tempo o rimangono quelli che sono stabili come sarebbero gli elementi chimici. Sì. E allora è possibile fare quattro combinazioni. Creazione seguita da evoluzione, creazione seguita da fissità, eternità della materia con evoluzione, eternità della materia con fissità. Come si può vedere, l'evoluzione non contraddice la creazione. Cioè la contraddice solo per i pigri mentali che non vedono un tipo di ragionamento simile. Ma non ha niente a che vedere con la creazione. I dibattiti tra creazionisti che vengono a colpi di Bibbia e gli evoluzionisti a colpi di Darwin è una perdita di tempo, è un dialogo tra sordi. Non si arriva mai a niente, no? Perché non si dibatte su una contraddizione, cioè se questo è vero quest'altro sarà falso, e se questo è falso deve essere vero. Questa è la contraddizione. Okay. Quindi si va per esclusione, non per dimostrazione. Esatto.
Quindi abbiamo visto i primi due punti di questa tua conferenza, che sono immaginazione con il pensiero e sentimento con amore. Il terzo punto è gioia con felicità. Confusione tra gioia e felicità. La gioia, abbiamo visto, è una passione. È una passione. La felicità è il completamento di tutte le aspirazioni umane in un solo atto di unità. Cioè, questo mi è difficile da capire. Lo so. Vediamo, facciamo un paragone col mondo della... Quando un ingegnere o un meccanico ascolta un motore che funziona alla perfezione, cioè ogni pezzo del motore è al suo posto e fa le funzioni che deve fare, e il rumore è quello, e la potenza è quella, eccetera, cosa dice? E questo motore funziona, è felice, perché tutto è al suo posto. E lo stesso succede con l'uomo. Quando tutto è al suo posto, i sentimenti, cioè la passione, i sensi, l'intelletto, la volontà, eccetera, e l'uomo non può fare a meno di essere felice, anche se questo va contro a contraddizioni, a difficoltà, persecuzioni, cioè, la felicità rimane, quell'unità rimane ed è permanente, non cambia come la passione, non va da un lato all'altro come passione o non sparisce, a meno che uno la vuol far sparire per ragioni che non siano quelle giuste, no? Quindi la gioia con la felicità è confondere una passione con un, non so come dire, con uno stato dell'essere. Uno stato dell'essere. Che ancora però mi è difficile capirla, questa felicità. Tutto è difficile capire. Cioè vuol dire la felicità è una sorta di armonia generale. Esatto. E che non è da raggiungere solamente nell'altra vita, no, è da raggiungere in questa vita. Ma non in termini di chi vuol fare quello che vuole, quello che gli viene in mente, in termini di quello che è vero, giusto e bello. Armonia che cos'è? Armonia è che ogni cosa al suo posto svolge un suo ruolo per uno scopo comune. Per uno scopo comune. Quindi in sostanza per un uomo la felicità è aver raggiunto un accordo con tutto. Esatto. Per capire se non sono felice bisogna fargli una domanda. Se dovessi rivivere la tua vita, faresti quello che hai fatto o faresti qualcosa di diverso? Era stata fatta questa domanda. Il 98% delle persone intervistate risposero che avrebbero fatto cose diverse. Esatto. Avrebbero cambiato le priorità della vita. Le priorità. Esattamente. Che vuol dire che non sono felice. E non si trattava tanto di questo quello quanto di priorità, completamente ribaltate le priorità. Quindi per tendere verso la felicità la domanda è appunto: vi fareste le stesse cose? E magari ci si mette là, si comincia a ragionare e vengono fuori priorità diverse e poi si comincia a vivere con quelle priorità. Potrebbe essere un'indicazione, Silvano. Esattamente. Bella questa differenza tra gioia e felicità. Poi arriviamo al quarto punto, che è libertà. La confusione tra libertà e indipendenza. Questo l'abbiamo visto nell'articolo, sì, che tu mi avevi inviato e libertà o cercando, io l'ho pubblicata più riprese, articolo molto molto apprezzato, però visto che ci siamo ripercorriamo un po' questa differenza. Sì. Cioè quando si parla di libertà non ci si dimentica che si parla di libertà di creature, e la creatura per ragioni esistenziali è radicalmente dipendente. Qualunque macchina, qualunque aggeggio costruito dall'uomo è una creatura dell'ingegno umano, e per espletare le sue funzioni deve dipendere dalle specifiche, decise dal produttore, decise dal costruttore, lui non le decise per le cose specifiche. Per esempio, ogni auto ha, sappiamo, tre buchi, uno per la benzina, uno per l'acqua e l'altro per l'olio. Chi va a dire in nome della libertà, io adesso metto i limiti che mi pare, e nell'ordine in cui pare, un folle, perché se lo fai la macchina cessa di essere una macchina, diventa un bruttale. Quindi peculiarità della creatura è che rispetti le specifiche del creatore. E le specifiche del creatore sono i 10 comandamenti. Obbedisci 10 comandamenti e obbedisci le specifiche del creatore. Non sono imposizioni che negano la libertà. Sono specifiche che rendono che fanno aumentare la libertà al suo massimo. Quindi
la libertà di una creatura è sottomettersi volontariamente alla specifica del creatore, come dicevamo prima. Esattamente. Questa e noi invece in questa libertà, sì. La cerca di indipendenza porta sempre alla rovina. Perché? Perché la creatura, essendo dipendente, non può ottenere indipendenza, otterrà un'altra dipendenza da cose che non desidera e che non vuole. Normalmente da idoli, che è quello che dicevo nell'articolo. Sì. Quindi chi cerca indipendenza si libera da un gioco, ma ne trova un altro pesantissimo. Quindi in pratica significa che noi vogliamo la libertà totale come esseri umani, quindi rifiutando anche Dio, non ci sottomettiamo, ma è solamente un'illusione. È un'illusione. È un'illusione perché poi questa presunta libertà non fa nient'altro che spingerci verso la sottomissione a qualcos'altro. Esattamente, sempre. Lo fa sempre. E sono idoli che poi non mantengono promesse, come dico nell'articolo. Prima o poi crollano, e crollano senza preavviso e strepitosamente. Oggi abbiamo lo Stato che si è sostituito a Dio, no? Sotto certi aspetti. Stato si è sostituito a Dio. Sostituito. Ma cosa dà lo Stato? La illusione. È la illusione. Ma quindi vuol dire che poi c'è qualcosa dentro l'essere umano che ti porta a doverti sottomettere a qualcosa, alla ricerca di un qualche cosa, sì. No? L'essere umano non può farne a meno. Non può farne a meno. Non può farne a meno, perché l'essere umano è fatto per adorare. E sempre adorerà qualche cosa. O adora il Dio vero, o adorerà un Dio falso, ma adorerà. Cominciando ad adorare se stesso, perché questo è possibile, no? Anche la New Age ha capito questo concetto, no? Anche? La New Age ha capito questo concetto e ha offerto un qualcosa. Esatto. Oppure ti vengo a dire che tu uomo sei Dio, tu puoi diventare Dio. Sì, puoi fare quello che vuoi, eccetera. Quindi libertà con indipendenza. Quindi la libertà è semplicemente una scelta di volontà. Una scelta di volontà. Esatto. L'indipendenza, io mi stacco totalmente dal mio creatore e vado per la mia strada. Sì. Abbiamo visto dove arriviamo andando per questa strada. Il quinto punto è interessantissimo ancora, anche se l'abbiamo un po' accennato prima, Silvano, è la confusione tra dolore e sofferenza. E sofferenza, esatto. Il dolore, abbiamo visto, è una passione. Sì. E può essere fisico, quando uno si storpia o si storpia, può essere anche morale, può essere un stress, può essere qualunque cosa, uno è spiacevole, è un dolore. Sì, abbiamo un malessere in qualche modo, può essere un dolore fisico. Questo naturalmente se lo dividiamo con gli animali, sì. No? Però noi abbiamo una volontà, e allora la volontà può fare una di due cose, può accettare il dolore o respingerlo. Se la volontà accetta il dolore, per le ragioni che siano, non c'è sofferenza. Esempio, si domandi a una donna se è piacevole camminare col tacco a spillo di 12 cm per tutto un giorno. È una tortura, se non mi credete provatelo, è una tortura, però lei lo porta, perché la moda dice così, la vanità vuole che si faccia, e se non lo faccio cosa succede con gli altri, eccetera, ho la paura di essere criticata se non lo si fa, quindi per ragioni che siano, la volontà accetta quel dolore e non c'è sofferenza, no, non soffre portando i tacchi a spillo, ma sente un dolore matto. Ma questo può accadere anche in alcuni sport, no? Sì, assolutamente. I famosi corridori del Kenya, dove io vivo, si sottomettono ad allenamenti assolutamente brutali, ad altitudini che vanno dai 2.500 ai 3.000 metri, per fare l'ossigeno. Di tanto in tanto qualcuno ci lascia le penne, però questo la stampa naturalmente non lo dice. Ora, perché lo fanno? Per il denaro, per la fama. Perdere il trofeo, in realtà a casa fatto di quelle lettere, ma lo fanno, e allora non soffrono, ma il dolore che ti prova è qualcosa che ti può portare anche alla morte. Ora, quando la volontà non è questione di essere contraria, ma non esiste, perché gli animali non hanno volontà, non c'è sofferenza. Gli animali non soffrono perché non possono soffrire. Sentono evidentemente il dolore, ma non hanno la sofferenza, non hanno il concetto di sofferenza. Non possono averlo. Io ricordo la storia di un leone proprio in Kenya che fu ferito, non so come, eccetera, e allora l'hanno bendato, credendo di fare qualcosa di piacere
Ecco, il leone non poteva sopportare le bende, le strappò tutte e morì. L'animale non distingue, non pensa, non ha volontà e quindi non ha sofferenza, ha dolore. Questo agosto, per esempio, ho visto nell'agosto del... Ma quindi la definizione di sofferenza qual è? È il cozzo tra volontà e dolore. È il cozzo tra volontà. La volontà che rigetta, che rifiuta. È una resistenza. Resistenza, tensione. Nel momento in cui non c'è resistenza, ma c'è accettazione... Cioè, non sparisce la sofferenza, ma il dolore. Quindi questo può spiegare anche la sopportazione, esatto, di dolore anche fisici da parte, sì, di tanti santi, per esatto, esempio. Esatto, esatto, esatto. Quindi io volontariamente questa cosa accetto il dolore per le ragioni. Non pongo resistenza. Per le ragioni che siano. Invece di essere di vanità saranno di ascesi cristiani, ma è lo stesso. Questo può riguardare anche aspetti della vita quotidiana, no? Certo, non solo, ma riguarda aspetti della vita quotidiana. Riguarda l'aspetto. La vita quotidiana è fatta di piaceri e dispiaceri, è fatta di cose positive e negative, sempre. No? E comunque poi vorrei fare una precisazione, tra rassegnarsi passivamente e invece fare quello che va fatto, ma accettando quello che sta accadendo, esatto, in sostanza. E quindi non c'è sofferenza. E quindi non c'è sofferenza. E su questo argomento varrebbe la pena starci un po' di più, ma insomma, poi magari facciamo un videuccio a parte su questa differenza. Abbiamo poi l'ultima confusione, che mi pare fondamentale di questi tempi, veramente fondamentale, che è la differenza fra certezza e verità. Verità. No, questa non è tanto fondamentale per tutti, questa colpisce specialmente i matematici e le scienze, perché non distinguono tra numerus numerans e numerus numeratus, cioè un numero che numera e un numero che viene numerato. L'unico numero che ha un contatto con la realtà è il numero numerato, cioè 1, 2, 3, 4, finito. Poi cosa succede? Che dividendo un numero con un altro si ottengono alcuni che non danno un numero intero, ma una frazione. E cos'è una frazione? Latino frango, è un numero rotto. Rotto in 2, in 4, in 6, cioè la frazione. Ma la frazione non corrisponde più alla realtà. La frazione è un'enstrationis, è un rotto della ragione, della ragione umana. Per cui moltiplicando, dividendo, sommando frazioni si può fare, ma bisogna sempre ridurre al numero intero. E non si, la cosa non si ferma lì, dalle frazioni si passa ai numeri irrazionali, le radici quadrate, radici cubiche, eccetera, poi ai numeri complessi, poi ai numeri immaginari, bellissime intuizioni dello spirito umano, ma che rimangono nello spirito umano, non sono mai fuori dallo spirito umano. Chi ha mai visto la radice quadrata di una gallina andare per un cortile? Le galline vanno per un cortile 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, e quelli sono i numeri numerati. Tutti gli altri sono numeri numerantes, numeri che numerano. Questa distinzione la gente non la fa. Allora, cosa succede? Che le matematiche sempre danno risultati, si possono sommare e fare tutta una serie di operazioni, alla fine si arriva sempre uguale tot. Ma con i numeri della realtà questo non succede, non si può fare. Ora, sono solo questi ultimi che danno verità. La verità è il campo dei numeri naturali, 1, 2, 3, 4. Quando si mettono questi numeri in un computer e si fa fare operazioni che durano giorno e notte e si ottiene un universo in 11 dimensioni, come io ho letto dalla gente, sì, sì, sì. È una cosa che lascia il tempo che trova. E assumere che questo universo esista nella realtà perché lo si è creato in un computer è un atto di follia. È assurdo, non succede. Ecco la confusione di certezza con realtà. Io avevo scambiato questo punto col concetto di verità, ormai è tutto relativo, no? Noi viviamo in un mondo in cui... No, quello è un'altra... Ma vogliamo affrontare anche un po' quello, sì, se vuole, Silvano, perché credo che sia estremamente importante questo concetto anche da quel punto di vista. Che sarebbe la verità? Ah, oggi è tutto relativo, dico, tutto non esiste relativo. La verità, no? Non esiste la verità, dipende da te, dipende da come la pensi, da come la vedi. Ok, va bene. Allora, non vorrei esagerare, ma anche Ratzinger ha detto ognuno il Dio come se lo sente lui. Anche questo è relativismo, no? Fai una sola domanda, sì, a chi dice una cosa del genere. Sì. Quanto è vero quello che hai detto appena oggi, appena adesso?
È vero che l'ho detto. No, 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 quanto è quanto vero quello che hai detto. Se dice è vero, allora ammetti che c'è una verità. Se dice che non è vero, ti contraddice. No, ma è vero, c'è anche l'altro fatto, che coloro che dicono che non esiste la verità stanno già affermando una verità, esatto, sono in contraddizione, quindi, sì, quindi ma è chiaro che esiste una verità. Non si scappa. È chiaro che esiste una verità. A conclusione di questa nostra piacevolissima e molto interessante e illuminante sotto certi aspetti di conversazione, vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo finito con le sei confusioni. Le sei confusioni. No, da aggiungere solamente di prestare attenzione a queste cose tutte le volte che uno si imbatte in qualche teoria o in qualche cosa, in qualche articolo o in qualche film o in qualche blog di internet, eccetera, che i problemi sono sempre gli stessi. Mm-hmm. Cioè dire in quale confusione è incappato questo autore, in quale confusione è. E se permette di contestarlo, perché in internet la cosa di, il vantaggio di internet è che si può contestare quello che si legge. Sì, a volte lo si può fare. E allora fare il dibattito. Fare il dibattito. Certo. Bene, io ti ringrazio Silvano. E magari più tardi facciamo un'altra chiacchierata su un argomento un po' diverso. Perfetto. Grazie ancora. Di niente.